Buongiorno a tutti, qui Arduino Scanato da iarforex.com e in questo video voglio riproporre un webinar che ho fatto qualche giorno fa e che parla delle differenze, comunque delle caratteristiche dell'analisi tecnica tradizionale e del price action trading. Questi sono due approcci al trading sempre grafici, quindi approcci dedicati non all'analisi fondamentale o comunque l'analisi dei dati macroeconomici, ma l'analisi esclusiva dei grafici. Però ci sono delle differenze. Tante volte in giro per la rete, su YouTube, diciamo che io noto molta confusione. Essendo stato io la persona che tantissimi anni fa posso dire tranquillamente di aver portato la price action qui in Italia, il price action trading qui in Italia, vi elenco le caratteristiche in questo webinar. Quindi vi auguro intanto una buona visione e ci vediamo dopo per i saluti. Partiamo dal presupposto che oggi io non parlerò di analisi macroeconomica o comunque quella che viene definita analisi fondamentale, perché potete ben capire che, o comunque probabilmente lo sapete, nel momento in cui si va a investire sui mercati, diciamo che ci sono due grandi fazioni, diciamo due grandi modalità operative, che sono la modalità operativa dedicata esclusivamente all'analisi dei dati, all'analisi quindi dei dati macro, quindi significa per esempio per chi fa valute come faccio io, il Forex, l'analisi di quelli che sono i report delle banche centrali. Quindi ieri, per esempio, c'è stato il FOMC della Fed, quindi andare ad analizzare il tipo di dato, che tipo di impatto può avere, quindi andare a cercare di capire quali potrebbero essere le aspettative del mercato su quel dato e tutte queste cose. Ovviamente questo è uno dei dati. Poi, ovviamente, l'analisi fondamentale fatta sui principali mercati azionari, quindi sugli indici o su ancora di più su diciamo, i singoli titoli, ovviamente, soprattutto sui singoli titoli, va a prendere anche tutta quella che è l'analisi dei bilanci dell'azienda X, no? E tutta una serie di cose. Quindi l'analisi fondamentale è una cosa e l'analisi grafica è un'altra. Diciamo che sono le due modalità più importanti che sono conosciute al momento per investire sui mercati. E diciamo che solitamente c'è un po' come dire, ci sono delle fazioni proprio che si sono create di chi fa esclusivamente investimenti attraverso analisi fondamentale e chi analisi tecnica o comunque analisi grafica, ecco, diciamo analisi grafica. E in questo caso possiamo dire che non c'è un giusto o sbagliato, c'è un ci sono diversi punti di vista, quindi c'è chi guadagna e si trova a suo agio con l'analisi fondamentale e chi con l'analisi grafica, ok? Quindi io non voglio dire che una è meglio dell'altra o che con una si può fare una cosa e con l'altra no, no. Poi ci sono anche i trader che utilizzano entrambe, ok? Quindi hanno un approccio più totale al mercato. Anche questo non voglio dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, non è il mio, ma c'è anche questo. Oggi noi però non vedremo le differenze tra l'analisi grafica, quindi tra il graficista e il fondamentalista, quindi chi fa analisi fondamentale, ma farò un qualcosa ancora un po' più di nicchia, diciamo, perché ho notato negli anni, soprattutto negli ultimi anni, dove anche l'approccio al trading è diventato anche, diciamo, si è abbassata molto l'età di chi si approccia al trading, vuoi anche un po' tutti questi video YouTube, questi social che portano ad avere anche molti più giovani, che va benissimo, molti più giovani proprio di 20 anni a entrare su questo mondo e diciamo che purtroppo però questo porta anche ad avere a volte informazioni un po' fuorvianti relative alle modalità operative, eccetera, perché insomma molti ragazzi che per ovvi motivi non possono avere una grandissima esperienza, perché se sei molto giovane non puoi avere tanta esperienza, però magari sono bravi con lo YouTube, eccetera, si portano a presentare alcune modalità operative, alcuni argomenti che
per chi lo fa da un po' più tempo si nota, insomma, sono un po' così, un po' acerbi, un po' immaturi, e quindi spesso viene, diciamo, c'è molta confusione, ecco, tra quella che è l'analisi grafica già in sé, quindi l'analisi tecnica più tradizionale, e l'analisi di price action, ok? Che ripeto, essendo stato la persona che l'ha portata in Italia, posso dire, insomma, che parlo un po' con cognizione di causa. Non voglio fare il... No, però è la realtà. E ecco, l'analisi grafica. Quindi, se noi andiamo a parlare di analisi grafica, quindi oggi non prenderemo, ripeto, l'analisi fondamentale, che è un'altra analisi che si viene a fare. L'analisi grafica è lo studio di quelli che sono gli andamenti di un mercato per ricavarne una possibile indicazione futura. Cioè, quella teoria secondo cui è possibile prevedere l'andamento di un bene quotato studiando la sua storia. Quindi, che sia analisi tecnica tradizionale o sia analisi di price action, diciamo che è sempre un'analisi di quelli che sono i dati passati, i prezzi passati, e per prevedere, ovviamente, quindi per andare ad avere un vantaggio competitivo sul mercato. Ok? Ovviamente questo tipo di analisi si prefigge di comprendere l'andamento dei prezzi, perché questo rispecchia, come ho scritto qui, le decisioni degli investitori. Questo si basa sul fatto che l'analisi grafica in generale, quindi sia l'analisi tecnica sia l'analisi price action, diciamo, si basa sul fatto che colui che investe ripete i propri atteggiamenti nel tempo, ripete le proprie azioni nel tempo. Ok? Cioè, il comportamento, se noi pensiamo, no, a quello che succede sul mercato, alla fine sono le emozioni spesso che vanno sul mercato, no? Sono il sell-off che vengono spesso, soprattutto sul mercato azionario, da repentine uscite dal mercato, da trader o comunque da investitori che per paura magari non vogliono più rimanere in quella posizione in quel momento. Oppure spesso c'è l'euforia, si dice, no, sul mercato, quando il mercato sale, 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 anche prima parlavamo di fondamentali, anche contro quella che è magari proprio i fondamentali del mercato, perché si sale di euforia, e quindi ci sono i mercati che vanno in bolla di volatilità, dico io, e vanno. Diciamo che ci sono alcuni comportamenti che tendono a ripetersi nel tempo, e qui faccio una parentesi. Vedete, ho usato la parola comportamento di chi investe, cioè questo ci sta dicendo che per fare trading poi e per guadagnare, cioè per fare trading basta anche solamente avere una tecnica operativa. Poi per guadagnare dovremmo cercare di utilizzare dei comportamenti, ecco, il più razionali possibile. Tant'è che noi nel nostro gruppo di Year Forex facciamo spesso... L'abbiamo fatto uno ieri e vi invito a vederlo insieme ad Antonio Izzi, mio collega in Air Forex, ex mio corsista, tra l'altro, bravissimo in questo campo, e che mi dà una mano proprio a cercare di portare questi contenuti alle persone che vogliono approcciare al trading, che vogliono investire sui mercati, cioè il comportamento, come ti comporti sul mercato. Ecco, il comportamento ripetuto spesso mostra a livello grafico delle situazioni similari, che se interpretate in un certo modo possono dare, scusate, un vantaggio competitivo all'investitore, al trader che si mette a operare sul mercato. Ok? Quindi questo, che sia analisi tecnica o sia analisi di prezzo, comunque è sempre analisi grafica. Ok? L'analisi grafica abbiamo detto essere praticamente il cappello, ok, che prende entrambe le modalità operative tecniche. E infatti poi concludo dicendo, in questa slide dividiamo queste due correnti nell'analisi tecnica tradizionale, aggiungo, e nel price action trading, l'ho chiamato, ok? Ecco, quello che poi adesso andremo a vedere relativo all'analisi tecnica, no, ma soprattutto al price action trading, è quello che io credo sia il modo di fare price action trading. Però ci arriviamo. Allora, andiamo a vedere che cos'è l'analisi tecnica, perché poi magari qualcuno di voi sì, lo sa, però magari lo vorrei rivedere. Quindi analisi tecnica contro price action trading ho messo. Benissimo, analisi tecnica, studio del movimento di prezzo, volume e open interest, cioè
L'analisi tecnica, per definizione, è questo. Quindi già qui avete capito che rispetto alla price action, che già capite bene, al price action trading, perché dire solo price action a volte può essere un po' anche un po' sbagliato, no? Perché l'azione dei prezzi, vabbè, c'è, ma il trading con l'azione dei prezzi è un'altra cosa. Vedete già che ci sono due cose in più nell'analisi tecnica, poi adesso vedremo proprio tutti i punti vari che differenziano l'analisi tecnica dal price action trading. Studio il movimento di prezzo, che qui non vi magari lo vediamo dopo come lo guarda l'analisi tecnica, che lo guarda in modo differente dal price action trader. Volume open interest. Allora, facciamo anche qui, apriamo una velocissima parentesi di che cosa si intende per l'analisi del volume dell'open interest. Il volume è un indicatore della liquidità di una determinata attività finanziaria, quindi un titolo azionario, un indice, eccetera, eccetera. Più è elevato il volume degli scambi e più è liquido lo strumento. Voi sapete che io faccio il mercato delle valute, mercato Forex, e il mercato Forex sappiamo essere praticamente il mercato più liquido al mondo, no? È quello che ha più scambi. È anche, diciamo, un mercato dove solitamente, essendo un mercato OTC, over the counter, è difficile, diciamo, riuscire a lavorare con i volumi di scambio proprio perché i volumi sono riferiti al broker che ci dà la contrattazione di quel cambio. Però con questo non significa che può essere anche utile, eh? Io ripeto, io non uso questo tipo di analisi, però è questo. Quindi l'analisi tecnica si basa sul prezzo, sul volume, che è appunto quello che abbiamo appena detto, e sull'open interest. L'open interest che cos'è? Open interest rappresenta il numero di contratti derivati, principalmente sul futures e sulle opzioni, non ancora chiusi a uno specifico momento temporale. Si può definire dunque come la somma di tutte le posizioni lunghe o corte aperte nel mercato in uno specifico istante. L'open interest differisce dal valore del volume giornaliero di operazioni. Quest'ultimo, infatti, può risultare differente a seguito di operazioni di day trading. Un aumento o una diminuzione dell'open interest non fornisce informazioni circa l'andamento dei prezzi, ma indica solamente un rafforzamento o un indebolimento dell'attività di trading. L'analista tecnico utilizza anche questi dati dell'open interest su futures e opzioni per capire delle cose in più, cioè diventa, come dire, un indicatore in più come il volume rispetto a quello che utilizza, per esempio, il price action trader, che invece va solo su questo, solo sullo studio del movimento del prezzo, ok? E in maniera diversa in realtà da quello che fa l'analista tecnico. Poi lo vediamo. Invece, che cos'è il price action trading? Price action trading, come dicevo poco fa, è lo studio esclusivo dei movimenti del prezzo. Ok? Ovviamente adesso, quello che dirò adesso è come io mi sono creato questo price action trading. Nel senso, il price action trading è un'arte, una modalità d'arte di fare trading, ma anche l'analisi tecnica in realtà tradizionale. Cioè, nel mondo, in Canada, negli Stati Uniti, in Cina, in Australia, in Neozelanda, ci sono svariate, diciamo, modalità operative legate al price action trading. Io sono nato, diciamo, quando tanti anni fa in un forum americano. Di un sito americano c'era un thread di un certo James 16 che parlò di price action, e quindi io iniziai a vedere il price action trading in modo abbastanza puro, ok? Poi nel tempo, visto che ci sono delle correnti anche all'interno di quest'arte di fare trading, price action trading, diciamo che io reputo quelle più pulite, quelle più naked, quelle più nude, quelle più interessanti. In realtà poi io mi sono creato un vestito su misura che credo quello più puro. Ecco, anche se guardiamo un po' in giro per il mondo, vi dico perché poi conosco chi fa un po' price action trading
in generale nel mondo, poi ovviamente non conoscerò tutti, però quelli un po' più conosciuti li conosco. Ecco, la mia modalità operativa è quella più vicina al puro price action trading, cioè non utilizzo nient'altro, ok? Guardo esclusivamente il prezzo, mentre troverete in giro molti che magari col price action trading magari ci aggiungono una media, due medie, ci mettono un qualcosa, qualcuno ci mette qualcos'altro, qualcuno ci mette un... Cioè, quello però, ecco, sì, può essere definito magari price action trading, però insomma non è così puro. Ecco, nella mia modalità operativa che vedete qui sotto, che adesso andiamo a vedere, invece vado proprio a prevedere l'esclusivo utilizzo del prezzo, ok, in maniera molto semplice e nuda per fare trading. Questo significa che vado a cercare di capire e di approfondire e di esaminare la struttura dei prezzi, come ho scritto qui, lo studio della struttura, the structure, no? Li chiamano, lo dicono gli americani, the structure. Io anche qui non ho preso da qualcuno in particolare, ripeto, ho fatto una cosa mia, essendo che tanti anni che faccio trading e soprattutto che tanti anni che faccio trading in questo modo. Proprio tanti anni, potete ben capire che io mi sono completamente focalizzato e approfondito nelle dinamiche dei prezzi. Quindi io, invece di magari fare, ed è una cosa anche che vi sconsiglio, fare tanti corsi di trading di diverso tipo, che magari mi davano anche informazioni che potevano anche essere interessanti, ho deciso di fare un'altra cosa, di mettermi in proprio, diciamo, e guardare e cercare di capire che cosa mi arrivava dai grafici, quindi le informazioni che i grafici mi davano, ok? E solo il prezzo. Quindi da lì praticamente ho creato tutte queste cose che adesso vi cito per capire come leggere quel tipo di mercato. Ovviamente è uno studio che è in continua evoluzione, nel senso che rimangono le basi sempre quelle, poi ovviamente come tutte le cose. Noi siamo esseri umani, quindi siamo portati a cercare di migliorarci, di evolverci, no? È la nostra specie questo. E quindi diciamo che queste sono le cinque, quelle che vedete qua, che adesso vi cito, le cinque caratteristiche importanti su cui io mi sono soffermato negli anni, nel tempo, e su cui ho cercato di approfondire e studiare, perché ho visto che guardando solo queste cose qui, si hanno già tutti gli strumenti per operare sul mercato, ok? A livello tecnico almeno. Quindi l'analisi del trend, quindi capire la tendenza che c'è, se c'è una tendenza, anche capire che non c'è è fondamentale. L'analisi della volatilità, sempre attraverso esclusivamente il prezzo, analisi dei livelli di interesse, quindi quelli che vengono chiamati domanda e offerta, comunque i livelli chiave, io tanti anni fa li chiamavo livelli chiave o livelli di interesse. Analisi degli swing di mercato, anche qui la parola swing nel trading c'è di tutto. Io mi sono fatto la mia, ma i punti di inversione, diciamo, anche di breve del mercato, se vogliamo tagliar corto, analisi degli swing, analisi di possibili trigger confermativi. Poi vediamo. Il tutto con il solo ausilio del prezzo nudo, senza indicatori oscillatori, e qui non l'ho messo in neretto, ma dovevo metterlo in neretto nella slide, attraverso l'utilizzo di time frame come mensile, settimanale, giornaliero. Ok? Quindi abbiamo visto le due, diciamo, discipline, chiamiamole così, l'analisi tecnica tradizionale e il price action trading. Quindi una, studio basato su prezzo, volume, open interest. Una basata sullo studio dell'esclusivo movimento dei prezzi. Ok? Ci sono domande fino adesso? Qui tutto chiaro? Ci avevate mai pensato? Perché molte volte si fa confusione riguardo alle due modalità operative. Benissimo, vedo che non ci sono domande. Possiamo andare avanti. Allora, siamo arrivati no, sulla parte un po' più calda, la parte che interessa di più a tutti. Analisi tecnica per Section Trading. Ho fatto questa divisione così è più chiara a tutti, magari vi resta anche e la vedete bene.
Allora, partirei dall'analisi tecnica, visto che siamo partiti da lì. L'analisi tecnica analizza il prezzo attraverso pattern non usati nel price action trading. Per esempio, il testa e spalle, i triangoli, le flag, i pennants, gli wedge, eccetera, eccetera. Tante volte, infatti, quando faccio le mie trading room al lunedì pomeriggio, sul mio canale YouTube, ma anche quando sono nel Platinum in Trading Room con i miei abbonati, soprattutto con chi è all'inizio, ovviamente, perché poi chi mi conosce lo sa, magari succede che qualcuno mi scrive: ma hai visto il testa e spalle sul dollaro yen? Guarda, l'euro dollaro ha fatto un triangolo o quello che è, o ha fatto un doppio massimo tecnico, no? Tutte queste cose qua. Ovviamente qui non vi ho citati tutti. Diciamo che queste sono figure di analisi, diciamo, tecnica tradizionale, date da delle. Prima parlavamo di comportamento degli investitori, no? Ecco, date da dei comportamenti degli investitori che possono essere ripetitivi, ok? Ma che l'analisi di price action, poi vedremo, non utilizza. Io, per scrivere queste caratteristiche, mi sono basato su quella che viene definita, diciamo un po' in generale da tutti, la Bibbia dell'analisi tecnica. Quindi non è che me le sono inventate queste cose che ci sono scritte qui, non me le sono inventate io. Sono proprio nell'indice, nel programma del libro di John J. Murphy, appunto definito la Bibbia dell'analisi tecnica, quello rosso con la righina gialla, che io ho tra l'altro, Analisi tecnica dei mercati finanziari. Ok, non l'ho mai letto tutto, ho letto le prime probabilmente 30 pagine, poi ho deciso di fare price action. Però mi sono basato proprio su questo, come per farvi capire che non è che mi sono inventato le cose che ci ho scritte qua. E tra l'altro, diciamo che questa cosa della Bibbia non è che lo dico io, diciamo che lo dicono in generale, no? Gli analisti di tutto il mondo, è definita la Bibbia, e questo libro, diciamo che è stato anche, diciamo, o comunque l'analisi tecnica, la stessa, diciamo, Federal Reserve, ok? Ha menzionato John J. Murphy e questo libro, all'interno di una ricerca appunto che esaminava proprio il valore dell'approccio tecnico sul mercato. Quindi, cioè, non è che l'analisi tecnica in generale, l'analisi grafica non ha peso, ha un grande peso. Quindi non è che io adesso sto dicendo l'analisi tecnica non funziona, assolutamente no, anzi, io sono un analista grafico, quindi è ovvio che l'analisi tecnica per me può essere importante. Io ne uso una modalità differente di analisi grafica, ok? Che è quello che vi sto dicendo, il price action trading, però l'analisi tecnica, appunto, che usa l'analisi del prezzo, usa dei pattern da riconoscere che sono completamente diversi, diciamo, da quello che utilizza un price action trader, da quello che utilizzo io. Ok? Quindi questi testa e spalle, queste robe qua ci sono, io però per fare trading non le utilizzo, cioè chi fa price action non le utilizza. Ok? Utilizzo di trend line, ecco. L'analisi tecnica utilizza le trend line, sapete, no? Cosa sono? Cioè quei livelli dinamici dove il prezzo spesso si appoggia. Quindi il prezzo fa questo e voi fate la classica trend line, no? Ve la ridisegno. Questo, e voi prendete il primo punto, il secondo punto, poi lo disegnate e spesso succede che si incontrano. Benissimo, queste qui sono le trend line. L'analista tecnico tradizionale utilizza le trend line. Utilizzo di alcuni pattern candlestick non usati in PA. Ecco, anche qui l'analista tecnico, diciamo, chiamiamolo così, analista tecnico perché, ecco, tradizionale, utilizza comunque le candlestick giapponesi, quindi va a prendere quelle che sono ovviamente le candlestick. Però, per esempio, utilizza delle tipologie di pattern candlestick che il price action trader non usa, perché utilizza l'analisi candlestick, quella anche lì tradizionale, quella più giapponese, quindi non so, le piercing line, i morning star, dark cloud cover,
Evening Star, ce ne sono un mare, no? C'è un libro che tra l'altro ho anche quello che è dedicato a quella che è l'analisi candlestick tradizionale. Quindi l'analista tecnico, come potete vedere, utilizza vari pattern candlestick non usati nella price action. Poi, come dicevamo prima, analisi dei volumi, analisi dell'open interest. E qui ci aggiungo già l'utilizzo del market profile, per esempio, del volume profile. Quindi l'analista tecnico inserisce, come vedete, svariate cose, tra cui queste. L'utilizzo di indicatori e oscillatori, quindi medie mobili, stocastici, RSI, MACD, ce ne sono un mare, ok? Basta che apriate anche la piattaforma di IG, che vi permette di avere un sacco di indicatori e oscillatori da inserire nella vostra, diciamo, nel vostro grafico. Quindi diciamo che l'analista tecnico tende a inserire appunto queste cose per supportarsi nelle proprie scelte di investimento, nelle proprie scelte di trading. L'utilizzo di Fibonacci, quindi quell'indicatore che viene inserito appunto per questo viene utilizzato anche per esempio nella price action, poi lo vedremo, per vedere le percentuali, per esempio, di ritracciamento, di estensione, eccetera. Poi l'utilizzo di train frame di qualsiasi tipo. Quindi l'analista tecnico, colui che fa il trader tecnico, perché poi adesso qua abbiamo parlato di analista tecnico, ma poi c'è il trader tecnico, diciamo che, quindi l'analisi tecnica, sempre prendendo dal libro di John J. Murphy, che è la Bibbia dell'analisi tecnica, dice che, diciamo, l'analisi tecnica si può utilizzare sia su time frame alti, mensile, settimanale, daily, sia su time frame bassi, quindi sotto il daily, diciamo 4 ore, 1 ora, 2 ore, 10 minuti, 30 minuti, 15 minuti, 5 minuti, bla bla bla. Ok? Quindi l'analisi tecnica, diciamo, ha questo. Utilizzo di tecniche come le onde di Elliott o i cicli temporali, sicuramente ne avrete sentito parlare, no? Quindi diciamo che sono anche questi approcci che sono contemplati nella Bibbia, nell'analisi tecnica dei mercati finanziari di John J. Murphy, quindi che fanno parte di un approccio più tecnico tradizionale ai mercati. L'utilizzo dei dati del Cott Report, che penso che conosciate tutti, molto conosciuto Larry Williams per utilizzare questo tipo di dato, di report, anche questo nella Bibbia dell'analisi tecnica, soprattutto mi pare sia nella prima parte, viene citato, viene visto, quindi all'interno, diciamo, dell'utilizzo dei dati tecnici c'è anche l'utilizzo di questo report, quindi che va a inserire praticamente le posizioni, diciamo, nette, lunghe e corte sui vari mercati dei principali attori, diciamo, che fanno parte del mercato. E poi analizzare anche i dati fondamentali. Qui l'ho messo per ultimo, perché ho messo per alcuni trader, cioè che cosa significa? Significa questo, sempre nella Bibbia viene citato il fatto che alcuni trader tecnici utilizzano entrambi le modalità, cioè come dicevo all'inizio, l'analista tecnico, il trader tecnico magari si usufruisce dell'analisi tecnica tradizionale, ovviamente sto sempre parlando di quella, ma va a vedere anche l'uscita dei dati, va a esaminare quelle che possono essere le aspettative sui dati, e quindi va a fare anche un lavoro di questo tipo, cioè l'analisi tecnica dice questo. Ok? Il price action trading, invece, qui c'è meno cose, che cosa fa? Analisi del prezzo nudo principalmente su time frame weekly e daily. Ok? Questo ovviamente, ripeto, qui tutta questa parte destra, price action trading, è perché io ho comunque, mi sono creato questo vestito e, come dicevo all'inizio, diciamo che il price action trading che faccio io è quello più puro, cioè se voi andate in giro per il mondo e andate a vedere un po' gli approcci di price action trading che ci sono in giro per il mondo, ecco, quello che vi dico è di diffidare da chi parla di price action e ci mette dentro troppe cose. La vera analisi di price action è l'analisi del prezzo nudo, ok? E principalmente su time frame alti. Chi mette la price action e fa price action trading su time frame sotto il 4 ore, diciamo che
sta facendo altro, sta utilizzando probabilmente analisi tecnica più tradizionale. Ok? Quindi analisi del prezzo a nudo principalmente, quindi time frame principalmente utilizzati sono weekly daily. Poi che ci sia il mensile un 4 ore utilizzati, diciamo a lato di questi, benissimo, ci sta, è possibile. Il price action trading non lo vieta, tra virgolette, anzi, ma i time frame più utilizzati per leggere il data feed più vero del grafico, quelle che sono le informazioni principali dei grafici, col prezzo nudo è il weekly e il daily, ok? Come time frame. Poi uso solo dei livelli orizzontali di domanda e offerta, punti di interesse chiave. Cioè, il price action trader tendenzialmente non usa trend line, usa solo quelli che possono essere anche definiti per certi aspetti supporti e resistenze. Quindi orizzontali, quindi quelli che vengono chiamati in analisi tecnica livelli statici di prezzo, quindi numeri statici che restano sempre lì, mentre la trend line è dinamico come livello perché? Perché magari qui vale 1, poi vale 2, poi vale 3, qui invece è sempre 3, ok? Non può essere diverso, ecco perché è statico e dinamico. L'analisi, diciamo, di price action utilizza questo. Poi ci sarebbe da dire anche che in effetti non sono proprio come dire, no, non sempre sono dei supporti e resistenze tecnici. Infatti, io li chiamo domanda e offerta proprio perché sono dei livelli dove sono, e anche qui con IG e sul mio canale in generale, sui corsi che facciamo, abbiamo spiegato più volte che cosa intendo io per domanda e offerta a livelli di interesse. Quindi, sì, sono a volte possono essere livelli di supporto e resistenza tecnici, a volte invece sono proprio livelli di domande e offerte. Ok? Comunque livelli di interesse, dove c'è stato interesse a comprare o vendere, e sono livelli statici. Cioè, quello che voglio dire, la differenza è che il price action trader non utilizza trend line. Ok? Lettura della velocità slash volatilità di un mercato osservando i movimenti weekly. Quindi, osservando sempre un grafico settimanale, vado a esaminare in base alla velocità e alla volatilità che c'è stata, non so, nelle ultime X settimane, come si è mosso il mercato. Perché è molto importante come il prezzo arriva in un determinato punto. Ci può arrivare in velocità, in grande volatilità, ci può arrivare con bassa volatilità, si può rimanere in bassa volatilità per svariate settimane. Cioè, queste sono approfondimenti che il prezzo ci dice e quindi che noi, sempre ovviamente ragionando, perché tutti e due approcci sono approcci discrezionali, dobbiamo andare a lavorare, andiamo andare a studiare. Poi lettura dei trend, trading range, perché poi dipende, basati sulla volatilità, sulla vola e sugli swing principali weekly. Quindi i trend, come li vado a vedere, tra l'altro nell'ultimo webinar proprio che abbiamo fatto qui con IG e che ho inserito nell'area riservata Platinum, che trovate se siete dei Platinum, se siete iscritti al nostro servizio Platinum, trovate tra l'altro la registrazione, bellissimo, è venuto fuori assolutamente un webinar molto interessante dedicato proprio alle tendenze, come leggerle. Abbiamo parlato moltissimo di swing, cioè io vado a leggere quelli che sono i punti di rotazione del mercato, di inversione del mercato anche di brevissimo, quindi gli swing, anche per leggere i trend o i trading range, e quindi questo vedete è sempre analisi pura del prezzo. Entri a mercato solo attraverso pattern specifici non usati in analisi tecnica tradizionale. E tra parentesi è la verità, alcuni di mia invenzione, dopo anni di studio. Il doppio massimo lower e il doppio minimo higher sono stati creati da me tanti anni fa. La FTV è stata creata da me tanti anni fa. Quindi, ma l'inside fake out. Quindi mi sono creato anche dei pattern che ho visto, ecco i comportamenti di cui parlavamo prima. Io utilizzo molto le false violazioni di livello, quindi le bugie sul mercato, le ho sempre utilizzate. Ecco, sono tutte cose che io ho visto nel tempo essere delle dinamiche ricorrenti, dei comportamenti ricorrenti sul mercato che possiamo utilizzare a nostro favore per fare trading, no? Perché in effetti quella cosa lì che si viene a creare si ripete nel tempo. Ok? Però l'entry a mercato si fa solo attraverso questi pattern specifici. Nessuna osservazione di dati fondamentali può apparire. Ecco, vedete, rispetto magari a quello che scrive anche la Bibbia dell'analisi tecnica, diciamo il price action trader non deve, ok?
guardare i dati fondamentali per operare. Poi magari li può anche guardare per i fatti suoi, voglio dire, ma per operare, cioè non deve operare in base al dato, o il dato lo va a supportare nella sua analisi tecnica tradizionale. No, nessuna osservazione dei dati fondamentali per operare. Quindi il price action trader trada quello che vede e non quello che può pensare. Trada solo quello che vede nell'analisi del prezzo, ok? Trada solo ciò che vede. Come diceva poi tra l'altro il grande Joe Ross, che ci ha lasciati qualche mese fa, trader fortissimo, che aveva il suo approccio, che era molto price action di base, anche se diverso dal mio, ma era molto price action trading. Ecco, lui diceva sempre, trade what you see, not what you think, no? Quindi trada quello che vedi, non quello che pensi. Ecco, questo è. Il price action trading è tradare ciò che si vede, non quello che si pensa. Quindi sono esclusi completamente dati fondamentali o comunque un'analisi di dati fondamentali da supportare. No. Utilizzo di Fibonacci, ok? Soprattutto sui ritracciamenti, molto utilizzato in price action a livello mondiale proprio, no? Quindi il tracciamento, le varie percentuali di ritracciamento. Poi noi ci abbiamo inserito anche le varie percentuali di estensione, usate anche nella tecnica tradizionale, però, quelle sì. E nessun uso, ovviamente l'ho scritto, di indicatori, anche se all'inizio ho scritto analisi del prezzo nudo, si capisce, nessun uso di indicatori, oscillatori, volumi, eccetera, usati in analisi tecnica. Ok? Quindi queste sono le differenze principali, o comunque sono le caratteristiche, diciamo, qui ho scritto differenze, però sono poi le caratteristiche di un approccio e dell'altro approccio, che sono entrambi approcci grafici, ok? Ma che si differiscono per questo. Quindi non c'è uno meglio dell'altro, non perché io utilizzo la price action che sia meglio. Ognuno deve trovare la sua via, ecco, questo deve essere anche il, come dire, l'approccio al trading deve essere questo, cioè non è che questo sia meglio dell'altro, l'altro meglio di quello, non c'è questo, ognuno deve trovare la sua via. Io utilizzo il price action trading che ha queste determinate caratteristiche. Va bene? Bene, allora andiamo a vedere un po' di domande, anche perché io, bene o male, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Allora, Rinaldo mi scriveva prima: è possibile integrare le due tecniche, magari avere una conferma della visione della price action da un segnale dato dall'analisi tecnica? No, Rinaldo. Non si devono integrare. Cioè, non, per me no. Anzi, ti dico che devi togliere, ok? Togliere è aggiungere, tra virgolette, è fare meglio. Sul sito IALFOREX, che adesso vi faccio vedere, qua, che è il sito nostro, ho fatto un articolo qualche mese fa, era una cosa che ho detto tante volte in tutti questi anni, e che è questo, e ti invito a leggere, vi invito a leggere anche questo, perché ho notato le notizie, che è in tema con quello che dicevo all'inizio dell'analisi fondamentale, ma questo è quello che mi interessa adesso per rispondere alla tua domanda, Rinaldo. Less is more, ok? Fare meno per fare meglio. Andate nel sito, è un articolo completamente gratuito. Fare meno per fare meglio. Vedrete che questa cosa, provate a leggerla, vedrete che secondo me, se volete fare un po' l'approccio price action, vi rafforza molto. Diciamo che andare a aggiungere cose, anche se potrebbe sembrare, perché siamo stati abituati così, no? Più cose sai, fin da piccoli, più cose sai, meglio è. Ma non è detto, cioè, nel trading, no? Cioè, ma anche in generale, cioè, bisogna anche sapere le cose e metterle in pratica. Cioè, se io vado a fare, no, una qualsiasi cosa, se io so tutto di tutto, anche del trading, se so qualsiasi tecnica, magari sono anche bravissimo, so tutto, però poi mi metto a fare trading, no? E magari non... Non riesco a tirarci fuori neanche un euro, come dico sempre, a pagarci nemmeno una bolletta, no? Quindi, ecco, quello che è importante è, si vuole fare price action, si deve essere focalizzati su quello. Si vuole fare analisi tecnica tradizionale, benissimo, si ha tutta questa popò di roba,
che si può inserire nelle proprie analisi. Si vuole fare uno o l'altro, uno decide. Cioè, ovviamente bisogna avere degli obiettivi. Alla fine l'obiettivo è quello di guadagnare, eh? Quindi di fare un trading profittevole, ma non solo di guadagnare, anche di star bene. Cioè, alla fine il trading lo facciamo perché vogliamo migliorarci anche a livello di qualità della vita, quindi magari di avere più tempo per fare anche altre cose. E magari da dedicare anche ad altre attività, no? Imprenditoriali, altre attività, hobby, sport, arte, cultura, qualsiasi cosa voglio dire, no? Cioè, il trading, essendo un tipo di, diciamo, come dire, di lavoro, possiamo dire di lavoro, che si può fare in un sacco di modi, ci può permettere anche di avere anche del tempo, perché poi quando si fa trading non è che, cioè, si fa l'analisi, si inserisce il trade, poi dobbiamo lasciare, no, che è un po' come pianti il seme, poi bisogna che devi aspettare che l'erba cresca, no? Altrimenti non è che se ti metti lì a guardare cresce di prima, ok? Quindi il tempo che offre il trading ci permette di migliorarci, migliorare la qualità della vita, quindi non è solo il guadagno, è un sacco di cose. E quindi io credo che chi si va ad approcciare al trading deve anche capire, una volta che un po' capisce quali sono un po' le modalità che si possono utilizzare, cosa vuole fare, però poi è inutile andare a spaziare, no? Di tecnica in tecnica, cercando di trovare la strategia, l'approccio che non perde mai. Ok, ci sono alcuni approcci e bisogna cercare di essere focalizzati su quella che potrebbe essere la modalità operativa che più fa per noi. Ok, quindi ecco, perfetto, condividi Rinaldo, mi fa piacere. Sì, perché altrimenti è un mix di cose che poi non so quanto effetto positivo abbia. Diciamo che, ecco, a noi serve l'efficacia, no? E quindi per essere efficaci, insomma, forse è meglio togliere a volte che aggiungere. Massimo, che poi conosco perché Massimo poi è un platinum e poi è un nostro corsista, conosciamo veramente da tanti anni. Ciao Massimo, dice: "Ciao Arduino, nelle mie analisi mi piace anche considerare la forza oltre alla velocità e la volatilità. Questo per identificare bene casi in cui il prezzo ha avuto la forza di rompere dei livelli di interesse e li ha mantenuti." Beh, questo fa sempre parte della parte di cui parlavo, della velocità volatilità, no? Quindi, almeno credo. Cioè, la forza, sì, la forza in che senso? Lo puoi guardare sempre attraverso il prezzo. Se poi ci metti degli altri indicatori, sai già, ovviamente tu lo sai perché ci conosci, che stai uscendo, no, da quello che è il price action trading. Stai facendo, mettendoci altro, ok? Se invece questa forza la identifichi, la guardi esclusivamente attraverso appunto i movimenti di tendenza, volatilità, attraverso il prezzo proprio, allora sì, ci sta e sei all'interno, no? Della cosa. Però in realtà la forza la leggiamo, cioè per me la forza io la vado a leggere ovviamente nel momento in cui, quando parlo di velocità e volatilità, per me lì c'è anche la forza, cioè quando la volatilità di un mercato direzionale è piena, non so, un mercato verde, 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 fa una barra da 300 pips tutta verde, per me quella è una volatilità importante, no? Una volatilità che mi indica forza. Cioè, per me è all'interno della volatilità. Non so se stiamo dicendo la stessa cosa, però ecco, probabilmente sì. Quindi questo. Perfetto, perfetto, sì. Molto bene, molto bene. Bene. Altre domande, altre domande. Intanto, mentre voi pensate se avete altre domande da fare, io vi vado ovviamente a condividere la mail nostra, generale info@forex.com, il nostro numero WhatsApp che abbiamo non da moltissimo, dove potete chiedere, fare delle domande o comunque per avere informazioni potete scrivere qui, e poi il sito ovviamente iaforex.com, dove appunto trovate il blog, trovate la guida gratuita, trovate, beh, l'iscrizione al Platino, eccetera, eccetera. Quindi ecco, per concludere, così sono arrivato anche al momento dei dati, diciamo, delle nostre, i nostri riferimenti, diciamo.
Eccoci di nuovo, spero che il webinar sia stato di vostro gradimento, per questo vi chiedo se potete lasciare un mi piace a questo video e ovviamente se non siete iscritti al canale di iscrivervi e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nostri video e delle nostre live. Direi che per oggi è tutto, io vi auguro un buon weekend e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!